In maggio, su pressante richiesta della Filarmonia di Berlino, eseguì il concerto in Mi bemolle maggiore di Beethoven. Il risultato si rivelò curioso. Fu allo stesso tempo una sorpresa e uno scandalo per i recensori. Busoni si disse totalmente disorientato. Non si era accorto di nessun cambiamento nella propria interpretazione, ma la critica lo fece riflettere e la verità cominciò gradualmente ad affiorare nella sua mente. Il pianoforte lo interessava, ma non la musica scritta per lo strumento. Si sentiva come un uomo che ha accumulato un'enorme ricchezza e non sa in quale modo spenderla. Fu a Philip, come al solito, che si rivolse per ricevere consiglio. «Non so cosa scegliere come nuovo repertorio. Penso di essermi dedicato eccessivamente a Bach, Mozart e Liszt. Adesso vorrei potermi staccare da loro. Schumann non mi interessa più. Beethoven solo con sforzo e attenta selezione. Chopin mi ha affascinato e disgustato tutta la vita e ho sentito la sua musica troppo spesso, fatta prostituire, familiarizzata, volgarizzata. È come una piccola isola attorno alla quale le acque si alzano incessantemente, fino a che solo due o tre delle sue cime rimarranno fuori: gli studi, i preludi e forse le ballate. Il rapporto di Busoni col pianoforte è un rapporto difficile. Fin da subito Ferruccio esordisce come bambino prodigio, tanto come pianista quanto come compositore. Ben presto però si renderà conto che il concertismo gli dà da mangiare, mentre la composizione, la sua composizione, la sua musica, stenta a farsi comprendere. Negli ultimi anni Busoni scriverà in alcune lettere frasi emblematiche come «non suono quasi più con le mani». Cosa vuol dire? Vuol dire che il suo contatto fisico con lo strumento si è interiorizzato, e questo si capisce anche da alcune delle sue opere che ci portano veramente oltre la data della sua morte, ci portano oltre il Novecento storico e guardano già alle avanguardie. Non dobbiamo pensare alla sua produzione di fine Ottocento, alle grandi trascrizioni da Bach come la Ciaccona o al concerto per pianoforte orchestra. Dobbiamo pensare a certi brevi brani polifonici contenuti nella Klavierübung, oppure allo studio sull'uso del terzo pedale. Pagine come queste ci consegnano un pianismo visionario e rivolto al futuro.